Ciao, buongiorno a tutti, sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Buon lunedì e buon inizio mese, di settimana e buon tutto. Grazie sempre per seguirci. Anche oggi una piccola lettura di alcuni titoli che abbiamo pubblicato nel nostro portale di informazione notizieinunclic.com e che per chi vuole approfondire, per l'appunto, basta che ci va dentro proprio e ci va a cliccare dove le pare. Allora, iniziamo con l'attualità Covid, pubblicata l'ordinanza in Campania, scuole chiuse dal 1 al 14 marzo. In Serie A, il Milan perde con la Roma, che si e Rebic firmano un colpo da Champions. Cultura e spettacolo, Riccardo Muti è senza dubbi uno dei più prestigiosi direttori d'orchestra al mondo. Salute, scuola, aula, palco, didattica a distanza fino ad aprile, la scuola è un luogo di contagio. Estero, gli USA provano vaccino Johnson & Johnson, Draghi bisogna accelerare. Ancora un paio di attualità dove il Movimento 5 Stelle ha uno stretto riservo sull'incontro con Giuseppe Conte per la guida del movimento. Fuga di cervelli in Parlamento, anche Minniti lascia il seggio. Ricci, i sindaci devono incontrare di più. Devono contare, non incontrare, vi domando scusa, ma basta attaccare sempre Zingaretti e il nostro segretario. Cultura e spettacolo, ancora un paio, oltre a quella di Nuti letta prima, abbiamo curare la città con i musei, ultima piazza, lo stockholder in musica, un mondo fatto di stoffa. Intrecci, dialoghi, confronti, tracce sorprese tra vita, luogo ed arte. L'ambiente, iceberg gigante, si stacca dall'Antartide, grande 20 volte Manhattan. Rapporto ONU sul clima, Greenpeace, gli stati stanno mancando gli obiettivi. Anche la famiglia Pendino si prepara alla nuova raccolta differenziata con le ecoisole smart. E ancora inquinamento nella pianura padana, la Commissione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Con questo vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona giornata e l'appuntamento a quando non lo so. Ancora grazie, Loredana. Ciao ciao.